Allora, buonasera a tutti, ringrazio per l'invito, l'accoglienza. Il professore Turco mi ha chiesto di affrontare un argomento, diciamo, complesso, perché San Tommaso lo affronta in termini filosofici, gnosiologici, il problema appunto dell'insegnamento e del rapporto tra insegnante, tra maestro e scolaro. Quindi noi siamo abituati ad affrontare i problemi pedagogici concentrandoci su aspetti particolari della pedagogia, anche perché voi sapete che la modernità è caratterizzata da questa pretesa di emancipazione delle cosiddette scienze umane dalla matrice filosofica, la psicologia, la sociologia, eccetera, no? È tutta una lotta per rivendicare un proprio spazio autonomo rispetto alla filosofia. Invece è importante ricondurre i problemi alle loro radici teoretiche, ed è quello che fa San Tommaso, è quello che poi si cerca di fare attraverso questi momenti formativi, perché per San Tommaso il problema dell'educazione è più tutto un problema teoretico, perché la prima domanda da porsi è possibile l'attività di insegnamento? Questa è la domanda nella sostanza che San Tommaso si pone nella Questio 11 De Veritate, che è stata intitolata De Magistro per analogia con la problematica affrontata nel De Magistro di Sant'Agostino. Però in realtà è la Questio 11 De Veritate. Allora, facciamo prima una premessa su che cosa intende per San Tommaso per l'uomo come essere culturale, perché l'uomo per Tommaso è chiaramente un essere culturale. Questa è un'espressione, un aggettivo moderno, ma che sicuramente permette di sintetizzare bene la visione di San Tommaso. Ora, per San Tommaso l'uomo è stato dotato dalla natura di appositi strumenti, che sono appunto la ragione e le mani, affinché appunto l'uomo... Le mani, tra l'altro è singolare questo accostamento, no? Vedete la concretezza di San Tommaso, no? Da un lato la ragione, da un lato le mani proprio, affinché appunto l'uomo possa conoscere la realtà che lo circonda e possa anche procurarsi il cibo, il vestito, l'abitazione, eccetera. Però per poter acquisire il dominio, diciamo, delle cose, il bambino, l'infante, ha bisogno di essere istruito, mentre gli animali sono guidati dall'istinto, vengono sicuramente nutriti, diciamo addestrati per certi versi, ma l'addestramento, diciamo, dura poco per quanto riguarda gli animali. Invece l'uomo ha bisogno di un lungo processo educativo. Questa è una cosa su cui bisogna riflettere. Il processo educativo dell'uomo dura tantissimo rispetto agli altri animali. Quindi ha bisogno di essere aiutato, di essere supportato in questo processo, e questa è appunto la funzione della disciplina intesa come insegnamento. Quindi possiamo anche chiamarla dottrina, anche se qua prevale, diciamo, l'aspetto intellettuale. Questo riguarda sia l'acquisizione delle abilità necessarie per poter sopperire, diciamo, alle proprie necessità, ma riguarda anche per esempio la sfera morale, perché anche nella sfera morale, per quanto ci siano delle inclinazioni all'esercizio delle virtù, però dobbiamo comunque essere guidati, istruiti dall'esempio degli altri. Quindi l'uomo ha assolutamente bisogno di essere istruito. Quindi questo San Tommaso lo ripete in vari passi delle sue opere, quindi anche in quelle in cui non affronta direttamente la questione educativa. Però poi ci sono dei testi in cui San Tommaso approfondisce in maniera teoretica queste problematiche, e soprattutto la Questio 11 De Veritate. È una questione che si articola in 4 articoli. Se solo Dio o anche l'uomo possa insegnare ed essere chiamato maestro, quindi questa è la prima domanda che si pone San Tommaso. Anche l'uomo può essere chiamato maestro o soltanto Dio? In altri termini, in ambito umano è possibile un'autentica attività di insegnamento? Qui la domanda è radicale. Non è neanche la domanda che cos'è l'educazione, ma se è possibile l'educazione. Quindi questa è la prima domanda.
Poi la seconda, il secondo articolo è il seguente: se uno possa essere detto maestro di se stesso, si può essere maestri di se stessi? Anche perché affermare questo significa dire che non c'è necessità dell'insegnamento da parte di un altro. Poi c'è l'articolo 3, di cui in realtà non parleremo perché è una questione troppo specifica, se un uomo possa essere istruito da un angelo, e poi l'articolo 4, a cui faremo riferimento perché è una questione sicuramente interessante, se insegnare sia un atto della vita attiva o della vita contemplativa. Quindi questi sono gli articoli della questio undicesima. Ma la prima domanda in fondo è questa, abbiamo detto, no? Com'è possibile l'educazione? San Tommaso aveva dinanzi a sé soprattutto il De Magistro di Sant'Agostino, che è stato già richiamato dal professore Turco, e poi aveva anche la dottrina gnoseologica della filosofia averroistica. Quindi quando San Tommaso affronta questo problema, ha di fronte queste due soluzioni al problema dell'attività di insegnamento, anche del magistero, inteso come insegnamento. Da un lato la dottrina esposta da Sant'Agostino nel De Magistro, dall'altro le teorie averroistiche. Noi partiamo dal De Magistro perché è il punto di partenza ineludibile per affrontare questo problema. Sant'Agostino, come già accennato il professor Turco, prende in esame soprattutto la questione del mezzo attraverso il quale avviene l'attività di insegnamento. E qual è questo mezzo? È chiaramente il linguaggio. Quindi Sant'Agostino si sofferma molto sul linguaggio. Però Sant'Agostino, da un lato apre delle prospettive interessantissime, perché ovviamente arriva alla conclusione che l'unico vero maestro, l'unico che può meritare a pieno titolo il nome di maestro, è chiaramente Dio, che illumina la mente dell'uomo, no? Questa è la conclusione a cui arriva Sant'Agostino. Però accanto a questa affermazione sicuramente condivisibile, perché c'è un'istanza di verità nella soluzione agostiniana che San Tommaso non respinge, però pone anche dei problemi, perché soprattutto mette in discussione lo strumento umano attraverso cui l'uomo esercita l'attività di insegnamento, che è appunto il linguaggio, perché il linguaggio è fatto di segni e i segni fondamentalmente sono convenzionali. Quindi due sono le possibilità: o chi ascolta già conosce i segni a cui rimandano, conosce le cose a cui i segni rimandano, quindi in fondo già conosce e quindi intende i segni, oppure l'uomo non conosce le realtà a cui i segni linguistici rimandano e quindi i segni di per sé non sono portatori di vera scienza, perché rimangono appunto come delle semplici indicazioni. E tra l'altro questo non si risolve per esempio mostrando materialmente le cose, perché io per esempio posso anche, e questo è anche un aspetto interessante che sottolinea Sant'Agostino, che diciamo demolisce in fondo, perché su questo ha ragione, demolisce la pretesa di insegnare solo attraverso la comunicazione della propria esperienza. No, questo avviene anche molto spesso nei contesti formativi cristiani, no? Nel diciamo vocazionali, i frati che raccontano come è avvenuta la loro vocazione, invece di fornire, di per sé cosa legittima, attenzione, però uno dovrebbe più fornire i criteri di discernimento, se no c'è il rischio di confondere la propria esperienza, il proprio cammino, con la vocazione. Cioè io posso anche, per far capire che cos'è la deambulazione, posso cominciare a camminare. E questa sembra un'indicazione concreta che dovrebbe favorire la conoscenza appunto del concetto di deambulazione. Però fondamentalmente anche il mio camminare può essere interpretato in una maniera particolare. Cioè chi mi guarda può soffermarsi sugli aspetti accidentali del camminare. Tipo, se io cammino lento, penserà che camminare significa
affrettarsi, significa andare piano piano. Se invece comincio a correre, chi mi guarda penserà che camminare significa affrettarsi. Quindi il problema dei segni è un problema sicuramente serio. La conclusione di Sant'Agostino è che chiaramente non sono i segni che fanno intendere le cose, ma sono le cose che fanno intendere i segni. Su questo ovviamente siamo tutti d'accordo. Il problema è che Sant'Agostino riconosce appunto la funzione di maestro soltanto a Dio come verità che illumina la mente. E il ruolo del maestro umano a questo punto viene inevitabilmente molto ridimensionato, se non sottovalutato. In fondo, negando l'efficacia conoscitiva del linguaggio, di fatto, per certi versi, si mette in discussione anche la stessa utilità dell'insegnamento umano. Quindi, per Sant'Agostino, fondamentalmente, l'unico vero maestro è Dio, a cui non fanno difficoltà le difficoltà che noi incontriamo, diciamo, nei processi di apprendimento attraverso appunto strumenti umani, no? Perché Dio illumina direttamente la mente, basta che l'uomo si disponga a ricevere questa illuminazione. È chiaro che non è una cosa semplice, ci mancherebbe, non è che ci sono degli automatismi, però in fondo la funzione del maestro umano in questo contesto dell'illuminazione diretta da parte di Dio come unica fonte di verità, la funzione del maestro umano è chiaramente molto ridimensionata, se non addirittura disconosciuta. Poi l'altra prospettiva a cui si riferisce San Tommaso è quella appunto dell'averroismo. Non entriamo nel dettaglio sulla questione, diciamo, della gnoseologia averroistica e di Avicenna, perché altrimenti arriveremo troppo lontano, però siccome di questo parla la questio, altrimenti dovremmo parlare di altro, quindi è un argomento molto teoretico, riduciamo proprio all'osso. Allora, secondo gli averroisti, diciamo genericamente gli averroisti, quindi riduciamo l'averroismo, cioè la dottrina professata dal filosofo arabo Averroè, a quelle proposizioni che poi vengono condannate dall'arcivescovo di Parigi Stefano Tempier nel 1277. Allora, secondo l'averroismo, l'atto del pensiero non si può tanto attribuire a questo o a quel soggetto pensante particolare. Perché? Perché l'averroismo sostiene che esiste un unico intelletto. I singoli uomini hanno l'anima vegetativa, ma l'intelletto è unico per tutti gli uomini. Quindi l'attività dell'intelletto unico, quindi per tutta l'umanità, diciamo che si riflette attraverso le singole anime e i singoli corpi informati appunto dalle anime. Però questo intelletto resta unico. È come la luce che illumina in diversi modi gli oggetti su cui cade, però è sempre la stessa luce. Quindi non è la luce dell'intelletto di Tizio o di Caio, ma è la luce di un unico intelletto. Le differenze tra i singoli soggetti pensanti sono quindi fondamentalmente differenze, potremmo dire, volgarizzando, materiali, ma nella sostanza l'attività del pensare appartiene a quest'unico intelletto. È chiaro che se c'è un unico intelletto, anche la distinzione tra maestro e scolaro non è sostanziale. Perché? Perché tutti e due sono dotati dello stesso intelletto. Quindi, per certi versi, rappresentano un unico soggetto dal punto di vista dell'attività del pensare. Perché pensa veramente soltanto quest'unico intelletto, che è l'intelletto di tutta la specie umana, va bene? Quindi a questo punto il problema sembra, da un lato, anche risolto, tra virgolette, perché se per Sant'Agostino la dualità tra maestro e allievo non si riusciva a risolvere, a causa della difficoltà del linguaggio di rimandare alle cose, ai concetti, nella prospettiva averroistica il problema sembra risolto, perché in realtà
Non esiste una vera distinzione tra maestro e scolaro, dal momento che in entrambi a pensare è sempre questo unico intelletto. Quindi l'unica funzione che ha il maestro esteriore, il maestro esterno, è quello di stimolare lo scolaro affinché disponga la fantasia e la sensibilità in modo da attuare in maniera conveniente quella scienza che già possiede allo stesso titolo del maestro nell'intelletto unico. Quindi questa è la prospettiva averoistica ridotta all'osso. E San Tommaso già confuta averoismo nella Questio 117 della Summa Teologica, prima parte, e qua si sofferma soprattutto sulla teoria della conoscenza. Poi riprende questa problematica anche nella Questio 11 De Veritate, di cui oggi maggiormente dovremmo parlare, e chiaramente mostra da un lato di rispettare la posizione agostiniana, perché qualcuno dice in realtà più che contestare Agostino, San Tommaso lo integra, lo completa, e poi contesta l'agostinismo, cioè coloro che hanno esasperato la dottrina agostiniana declinandola in una maniera, diciamo, difforme dallo spirito originale di Sant'Agostino. In realtà però le differenze comunque rimangono, ed è evidente anche da quello che abbiamo detto, no? San Tommaso prima di tutto parte da una visione gnoseologica molto diversa rispetto a quella averoistica, cioè ogni uomo ha il suo intelletto, anche perché per San Tommaso è il singolo uomo che conosce, hic homo intelligit, non è che conosce l'uomo in generale, non è che conosce la forma pura dell'uomo, conosce il singolo uomo, hic homo intelligit, in virtù appunto dell'intelletto che possiede in proprio. È chiaro che, come diceva Agostino, anche l'intelletto è un dono di Dio. Quindi la causa prima del nostro intelletto è ovviamente Dio, quindi anche, è Dio che ha dato il lume della ragione all'uomo. Qui da questo punto di vista Sant'Agostino salva l'istanza fondamentale, San Tommaso salva l'istanza fondamentale di Sant'Agostino, riconoscendo che è Dio l'autore, la sorgente prima della nostra capacità intellettiva, perché è l'autore dell'intelletto, quindi è l'autore anche del lumen rationis. Però nello stesso tempo riconosce una funzione causale, e questo è il cuore un po' dell'argomentazione di San Tommaso, anche all'intelletto dell'uomo, perché in fondo in Sant'Agostino solo la mente divina causa la verità. Il concorso dell'uomo, dell'anima dell'uomo, è un concorso, diciamo, per certi versi ricettivo, cioè l'uomo fondamentalmente riceve la verità. Non c'è un processo, un percorso parzialmente autonomo nell'uomo. Questo è un po' il cuore della concezione agostiniana, no? Invece per San Tommaso l'intelletto umano ha una sua attività autonoma. Alla base di questa distinzione c'è ovviamente la distinzione tra la causa prima e le cause seconde. Perché per San Tommaso Dio è la causa prima di tutto, però Dio non agisce in maniera immediata su tutto quello che avviene nel mondo, nella natura, ma si serve delle cause seconde, che sono vere cause, ma sono comunque delle vere cause. Quindi
L'intelletto dell'uomo si può dire a pieno titolo che sia causa della conoscenza della verità nel singolo uomo. Quindi San Tommaso restituisce, potremmo dire, dignità alle cause seconde e quindi restituisce valore anche all'azione conoscitiva dell'uomo come vero agente del processo conoscitivo. Questo vale sia per il maestro che per lo scolaro. Quindi questa è la premessa, diciamo, gnoseologica, ridotta proprio all'osso, per non essere troppo tecnici, della visione di San Tommaso. Cioè noi siamo dotati di un'autentica capacità conoscitiva che ci ha donato il Creatore e abbiamo il diritto di esercitare questa attività in proprio. Non dobbiamo aspettare, su questioni di ordine naturale, continue illuminazioni divine. Poi in altri campi, diciamo, alcuni aspetti dell'agostinismo, come qualcuno ricorderà, si svilupperà nell'orizzonte dell'occasionalismo, no? Quindi, invece San Tommaso ritiene che Dio ha dato dignità alle cause seconde. Questo è un aspetto fondamentale del tonismo che non si finirà mai di sottolineare adeguatamente. Quindi, sia il maestro che lo scolaro sono dotati dell'intelletto e dell'humen rationis. Non solo, ma poi dentro nel loro intelletto ci sono alcuni semi di tutte le scienze. Quaedam semina scientiarum. Quindi noi possediamo, prima di tutto, noi abbiamo la conoscenza immediata dei principi primi dell'essere, del conoscere, no? Il principio di non contraddizione, il principio di identità, ma poi conosciamo anche alcune nozioni fondamentali, no? Già al primo contatto con l'esperienza, la nozione di ente, eccetera. Per San Tommaso questi sono i primi semi di qualsiasi forma di conoscenza, di attività conoscitiva. Questo vale sia per il maestro che possiede la scienza in atto, sia per lo studente, lo scolaro, che per certi versi possiede la scienza solo in potenza. Però questa attività è la stessa per entrambe le figure. Tra l'altro, uno dei problemi affrontati sia nel De Magistro ma anche poi dagli stessi averroisti è quello di come sia possibile trasmettere la scienza, no? Perché il problema della trasmissione della scienza è un problema delicato, perché non è come la trasmissione di un oggetto materiale. Un oggetto materiale si trasmette facilmente attraverso le mani, perché si tratta pur sempre di qualcosa di materiale, no? Invece l'attività conoscitiva è un'attività interna al soggetto, è un'attività spirituale, quindi è un problema capire come è possibile la trasmissione della scienza, no? Nel caso dell'averoismo la questione veniva risolta basandosi sulla convinzione che appunto la scienza non si trasmette perché tutti conoscono in virtù di questo unico intelletto, quindi il problema della trasmissione della scienza non c'è da maestro a scolaro. Rimane però appunto il problema in una prospettiva che non sia averroistica, cioè come è possibile la trasmissione della scienza. Per gli averroisti la scienza del maestro e quella dell'allievo era identica, era la stessa identica scienza. Identica anche di numero, quindi quando l'alunno conosce, acquisisce la stessa identica scienza, identica del maestro. Questa è la soluzione dell'averroismo. Vediamo invece cosa dice San Tommaso. Allora, abbiamo detto che entrambi posseggono i primi principi, i primi semi di tutte le scienze, quindi dal punto di vista della facoltà conoscitiva sono sullo stesso piano.
E tra l'altro, le modalità di acquisizione della scienza per Tommaso sono due. In virtù del possesso appunto di questa facoltà, è chiaro che è legittimata la possibilità che l'uomo acquisisca la scienza attraverso una scoperta personale, l'invenzio. Perché se l'uomo possiede in proprio questo lume razionale, i principi primi delle scienze, è chiaro che, almeno teoricamente, può sempre scoprire da sé i concetti e le nozioni contenute implicitamente in questi principi. Tra l'altro, la prospettiva di San Tommaso, una prospettiva ovviamente diciamo sillogistica, quindi deduttiva. Quando parla della scienza intende soprattutto la filosofia e la teologia, perché se noi pensiamo alle scienze diciamo più di carattere empirico, il discorso diciamo risulta di difficile comprensione, perché pensare che le nozioni sono contenute implicitamente o potenzialmente nei primi principi, nelle prime nozioni, le nozioni particolari, risulta difficile da capire se parliamo per esempio, non so, della storiografia o parliamo della sociologia. È chiaro che quando San Tommaso parla della scienza in questi termini intende chiaramente la filosofia e poi la teologia, che si serve comunque dello strumento della ragione. Quindi il processo conoscitivo può tranquillamente avvenire attraverso l'esercizio della facoltà che ci è stata data, procedendo di scoperta personale in scoperta personale. E questo è il metodo dell'invenzio, metodo che è chiaramente che tutti dobbiamo ovviamente percorrere, perché pensare che si possa fare a meno della scoperta significa diciamo delegittimare la funzione della ragione, no? Però concretamente è molto difficile da soli riuscire a portare a pieno compimento questo processo conoscitivo. Pensiamo per esempio al bambino. Il bambino ha anche lui in sé questo desiderio di conoscere e questa disponibilità alla conoscenza, però chiaramente rischia, se segue soltanto la sua inclinazione, rischia di concentrarsi su aspetti magari secondari degli oggetti che deve studiare, deve indagare, no? Magari, che ne so, comincia a guardare un libro, si concentra sulle figure. Tutti, per carità, approcci legittimi, ma che poi, se non accompagnati, non portano alla vera scienza, alla vera conoscenza. Anche perché in genere noi, se non ci formiamo adeguatamente, tendiamo a scambiare ciò che è accidentale per ciò che è sostanziale. Il rischio maggiore di un processo educativo affidato esclusivamente all'iniziativa del discente, soprattutto se molto giovane, è quello di scambiare l'accidentale per il sostanziale. Quindi questo procedimento è possibile, però da solo ovviamente non basta. Tra l'altro, da buon medievale, San Tommaso riteneva che nel corso dei secoli ci fosse stato un progresso nella conoscenza, anche se questo è un termine piuttosto, uno sviluppo della conoscenza, tant'è che noi abbiamo scoperto tante leggi della matematica, della fisica, eccetera. Se ognuno di noi dovesse ricominciare da capo questo procedimento, l'umanità rimarrebbe sempre allo stesso livello, se non ci fosse già qualcuno che ha la scienza in pienezza, in maniera compiuta. Noi cominceremmo da capo questo procedimento ogni volta, e nell'ambito della conoscenza non ci sarebbe progresso, no? E qua interviene appunto la funzione del maestro, che ha già condotto a compimento questo processo conoscitivo, possiede già la scienza perfettamente attualizzata,
È chiaro che per acquisire nuove conoscenze anche il maestro ricorre al procedimento dell'invenzio. Però, diciamo, nel complesso il maestro, in quanto competente, non può che conoscere le nozioni fondamentali della sua disciplina nella loro completezza, nella loro piena attualizzazione e realizzazione. Cioè, un professore di fisica deve conoscere per bene le leggi della fisica, magari non le conosce, non conoscerà anche l'ultima scoperta fatta magari dal ricercatore, eccetera, però le basi della fisica le conosce tutte. Quindi ecco perché San Tommaso parla di una conoscenza, diciamo, completa, di un possesso pieno della scienza da parte del maestro. Quindi il maestro ha già compiuto questo procedimento, magari aiutato da un altro maestro, e lo ha portato al suo massimo sviluppo possibile, almeno a lui. Per cui, quale funzione svolge nei confronti dello scolaro? Svolge una funzione sicuramente di causa strumentale efficiente. Causa strumentale efficiente. Cioè, aiuta il discepolo a sviluppare queste, nel caso per esempio delle virtù, si parla di inclinazioni e predisposizioni. Nel caso della conoscenza, di semina scienziario, porta appunto questi semi non solo ad un pieno sviluppo, ma soprattutto aiuta il discepolo ad applicare le prime nozioni alle realtà particolari, portando l'attenzione del discepolo proprio su quelle realtà di cui lui già conosce la definizione, di cui già conosce il concetto, e che però al discepolo ancora inesperto, ancora non competente, possono sfuggire. Il discepolo può anche possedere i primi principi delle scienze, però non ha già la capacità di applicarli, sì da incrementare in maniera agevole le sue conoscenze. Invece il maestro già ha portato a compimento questo processo, ha già la scienza in atto, e quindi svolge questo ruolo fondamentale di aiutare l'allievo a portare a compimento anche lui il processo della conoscenza. Quindi questo nella sostanza il ragionamento che fa Tommaso a proposito del ruolo del maestro. Quindi sicuramente potremmo dire, per usare espressioni che oggi sono molto in voga, il primo protagonista del processo educativo è il discente. Però dobbiamo anche aggiungere che da solo il discente non è in grado di conseguire la scienza nella sua pienezza se non è aiutato da uno strumento fondamentale che è appunto quello del maestro. Quindi l'invenzio è valorizzata sicuramente, quindi il procedimento conoscitivo, attraverso la scoperta personale. Ma la scoperta personale deve essere supportata dall'aiuto del maestro, altrimenti si cade appunto nel mito moderno dell'autoeducazione o dell'autodidattica, che ha, soprattutto per esempio in Italia, nella Montessori, un significativo, diciamo, rappresentante di questo indirizzo. San Tommaso salva tutte e due le istanze: da un lato l'autonomia conoscitiva dell'allievo, dall'altro il ruolo indispensabile, strumentale del maestro per il discente. Quindi questo è l'aspetto più interessante di San Tommaso, per cui qualcuno ha detto in fondo è una forma di attivismo pedagogico. Attenzione, però, se per attivismo si intende che l'attività del conoscere prima di tutto del soggetto conoscente, sicuramente sì. Ma se per questo si intende che l'attività del discente da sola possa raggiungere la sua compiutezza e che il ruolo del maestro è soltanto di accompagnamento, come diceva il professore Turco, allora San Tommaso non è su questa linea. Quindi questo è un po' il cuore dell'argomentazione di San Tommaso, no?
Però dal punto di vista ontologico uno potrebbe chiedersi, allora, dal punto di vista del discente è ovviamente migliore la conoscente attraverso l'invenzio, questo sì, però dal punto di vista dell'oggetto, cioè della scienza in quanto tale, è più sicuro il procedimento della disciplina, cioè dell'insegnamento. Ecco, volendo sintetizzare quello che dice San Tommaso, la conclusione è questa: in sé il procedimento per invenzio è sicuramente migliore nella prospettiva di chi apprende, perché ognuno di noi apprende in virtù delle proprie facoltà. Dal punto di vista del raggiungimento dell'obiettivo, cioè il conseguimento della scienza, è più sicuro il processo che si serve della disciplina o della dottrina, cioè dell'insegnamento. Ma da un punto di vista ontologico, c'è prima la dottrina o c'è prima l'invenzio? San Tommaso recupera del patronimico dell'agostinismo l'idea delle rationes eterne, contenute nella mente di Dio. Quindi in Dio ci sono tutte le forme pure delle realtà create. Quindi in Dio la scienza è tutta perfettamente attualizzata. Quindi potremmo dire, volendo accostare al processo conoscitivo umano, che in Dio la conoscenza è in forma di dottrina. Potremmo dire, è chiaramente un po' forzato, ma è un modo per far capire come invece la dottrina, l'insegnamento è fondamentale. Poi, se noi vediamo anche, per esempio, il modo in cui Dio ha cercato anche di condurre l'uomo alla salvezza, qual è stato il metodo utilizzato dal Dio? Il metodo della pura invenzio oppure il metodo della dottrina, dell'insegnamento? Dio come ci ha salvati? Dio ci ha salvati incarnandosi, però comunicandoci delle verità. Quindi Dio ci ha salvato insegnandoci qualcosa. Perché l'uomo, se avesse fatto da solo, perché l'uomo ha sicuramente una sua religiosità naturale, no? Perché l'uomo è una creatura. Quindi è chiaro che la sensibilità religiosa ce l'hanno tutti. Qualcuno dice che forse non c'è stato uomo dotato di maggiore sensibilità religiosa di Giacomo Leopardi, perché là il problema è avvertito in termini drammatici. Solo che poi a un certo punto Leopardi si allontana dalla rivelazione, quindi quello spirito religioso che aveva in sé non si incanala nella direzione poi della coglienza della verità. E quindi qual è il metodo che Dio ha usato? Il metodo dell'insegnamento, della disciplina, quindi in una prospettiva anche cattolica, la dimensione della disciplina è fondamentale. Quindi non ci possiamo illudere di poter arrivare a capire cosa Dio vuole da noi solo attraverso l'invenzio, ma dobbiamo ascoltare la voce della Chiesa, che esercita ovviamente un magistero. Il magistero è un insegnamento, quindi questo è un aspetto interessante da poter applicare anche alla formazione cristiana, dinanzi a chi dice che bisogna puntare solo sull'esperienza. Se tu fai esperienza nella comunità, poi riesci a sviluppare una fede autentica, che è una parziale verità, ma che chiaramente deve tener conto della necessità, dell'importanza, se non del primato, dell'insegnamento della dottrina. D'altra parte, per questo poi Dio ha consentito che la sua parola venisse messa anche per iscritto, no? Quindi con degli insegnamenti che comunque hanno una loro chiarezza espositiva, no? Poi, per quanto riguarda la seconda questione, se uno possa considerarsi maestro di se stesso, questa la sintetizziamo al massimo. La questione di San Tommaso è che non è possibile. Allora, bisogna però distinguere tra due cose: l'attività, l'acquisizione della scienza e l'attività di insegnamento e di magistero. È chiaro che l'acquisizione della scienza è possibile anche da soli, per quello che abbiamo detto. Però l'attività di insegnamento, che presuppone che ci sia qualcuno che abbia in atto la scienza e che insegna a qualcuno che l'abbia in potenza,
È chiaro che inteso così non può essere accettato, perché significa cadere in contraddizioni. È come dire che io contemporaneamente, sotto il medesimo aspetto, sono in atto e sono in potenza, cioè sono da un lato discente, da un lato sono il maestro di me stesso, quindi faccio il docente di me stesso, quindi posso sicuramente acquisire la scienza attraverso la scoperta, però non posso dire in senso proprio di essere maestro di me stesso, quindi nessuno si può fare maestro di se stesso, dice Tommaso. Poi saltiamo la questione relativa all'angelo, se vuoi insegnare la risposta di Tommaso è positiva, e vediamo invece l'ultimo articolo, che ha dei risvolti anche interessanti per chi, appunto, soprattutto per rispondere a chi dice che non bisogna seguire il metodo dottrinale, eccetera, catechetico, ma bisogna sempre puntare sulla condivisione di un'esperienza. Allora, molti pensano che l'attività di insegnamento sia un'attività puramente speculativa, no? Quindi un'attività puramente teoretica. In realtà San Tommaso è d'accordo fino a un certo punto, perché allora l'insegnamento ha due materie. Da un lato, appunto, la scienza che si insegna, poi il discente. Dal punto di vista della materia è un'attività contemplativa, la materia in senso aristotelico, è un'attività speculativa, perché la scienza è oggetto di contemplazione, quindi conoscenza teorica, la scienza. Nella prospettiva del discente è chiaramente un'attività, è una pratica, quindi è un atto, è un qualcosa che appartiene alla vita attiva. Però, se guardiamo al fine dell'attività di insegnamento, che è appunto recare l'aiuto al prossimo, che nel caso specifico noi consideriamo destinatario di un insegnamento, no? Quindi verso il quale esercitiamo un'opera di misericordia spirituale, potremmo dire, è più un atto della vita attiva. Quindi insegnare non è parlare di chiacchiere, non è fare aria fritta. L'attività cattedratica, nel suo più autentico significato, che oggi viene molto spesso disconosciuto, cioè insegnare dalla cattedra, è di per sé un'attività finalizzata al bene del prossimo ed è un atto della vita attiva. Altrimenti noi ce ne saremmo chiusi nelle nostre biblioteche a studiare soltanto, e quella sarebbe un'attività puramente speculativa, ma insegnare è un atto eminente di carità in qualsiasi condizione si eserciti, qualsiasi siano le circostanze nelle quali si svolge, i condizionamenti che subiamo, le pressioni che esercitano su di noi. Conserviamo sempre la consapevolezza che un atto di carità intellettuale, come diceva Rosmini, che questa è una bella espressione rosminiana, al di là poi dell'accettazione o meno della filosofia di Rosmini, però questa importanza che Rosmini dava alla carità intellettuale è sicuramente di derivazione domistica, no? L'insegnamento è un atto di carità intellettuale, quindi non ci facciamo scoraggiare, esercitiamolo sempre con la massima serenità e sapendo che forse, diciamo, è quello che oggi è più necessario, perché mancano i punti di riferimento, quindi può avere un senso persino insegnare nella scuola pubblica se uno cerca di essere, non per quello che è, ma per quello che insegna, un faro, quindi magari correggere interpretazioni fuorvianti di altri colleghi, facendolo ovviamente con garbo, con umiltà, però affiancare, diciamo, fare questo valore, diciamo, anche di affiancamento, tra virgolette, no? Nei confronti dei colleghi con idee un po', diciamo, deformate, può essere, per esempio, utilissimo. Quindi se non ci è data la possibilità di insegnare in una scuola parentale, che sarebbe l'optimum, sfruttiamo questa possibilità, perché forse magari da nessun altro sentirebbero certe cose, no? E quindi Lutero ha riportato il cristianesimo alla sua purezza originaria,
Il positivismo finalmente ha liberato l'umanità da tutti gli involucri religiosi e metafisici. Darwin ha dimostrato che l'uomo non viene fuori da un atto creativo, ma dall'evoluzione. Purtroppo la scuola è infarcita di questa mitologia, che questa è mitologia. Quindi è molto importante che noi, anche sui contenuti specifici, portiamo un po' di luce che deriva dai nostri studi, dalle nostre conoscenze, dalla nostra prospettiva. Quindi è anche utile concretizzare questa battaglia culturale, no? E anche mostrandoci autorevoli, facendo capire che il ruolo del docente è soprattutto direttivo. Oggi bisogna rilanciare la direttività. Non bisogna aver paura di essere direttivi. I ragazzi hanno bisogno di direttività. Quando vedono la direttività, sono anche più sereni. Cioè, io vedo che i docenti, le classi che hanno docenti direttivi, sono classi più serene. Non è che sono solo classi più disciplinate. Una cosa che mi ha molto colpito è che la direttività ha un effetto rasserenante proprio sui più indisciplinati, più ribelli. Ti accorgi che poi dopo, piano piano, non per paura, ma perché si sentono più accompagnati, si sentono contenuti, no? Perché l'educazione è anche azione di contenimento, i ragazzi hanno paura del mondo, lo vedono come qualcosa di informe, per cui hanno bisogno che qualcuno dia una forma a quello che vedono, quello che incontrano, quindi anche la direttività è un modo per riappropriarsi della funzione del maestro, no? Di cui parlava San Tommaso. E vabbè, finisco qui perché...